Sì, dopo l'infortunio che ho avuto è stato un po' difficile per me, anche perché ovviamente la squadra stava andando molto bene, quindi è normale che ognuno deve aspettare la propria chance e cercare di sfruttarla al massimo. Speriamo, speriamo di sì, che magari riesca a fare altri 2-3 gol. E poi è normale che gli anni passati giocavamo molto più basso, quindi era un po' più difficile trovare la porta. Quindi magari con il modulo nuovo riesco ad essere un pochettino più su, quindi riesco magari a calciare in porta e trovare il gol. Grazie. Sì, questo è vero, però è normale che il mister chiede in mezzo al campo chiede quelle che non sono le mie caratteristiche. È normale che io do il massimo e cerco di avvicinarmi il più possibile a quello che il mister chiede. Poi è sempre il mister a decidere chi deve andare in campo e chi non deve andare in campo. Magari, non è facile, io provo ogni giorno anche in allenamento perché con gli allenamenti che il mister ci fa fare andiamo sempre a 2000, quindi anche tuttora sto cercando di abituarmi un po' ai ritmi e alle pressioni in avanti, perché giocando a 3 in mezzo al campo era più ruolo di copertura che di andare proprio in pressione su ogni palla. Niente, volevo dire una cosa, che volevo dedicare il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono state sempre vicine anche nei momenti bui. Va bene? No, stavo cercando Hisham, Ganis, solo che era andato già a scaldarsi e non trovavo nessuno in panchina. No, vabbè, cioè anche per il resto dei compagni credo che oggi è stato fondamentale vincere perché vincere fa star bene, poi avevamo anche la sosta, quindi era molto importante per noi questa vittoria. Vabbè.